Eccoci qua, seconda e ultima parte di Focus, centinaia di sms, grazie tantissime. Falso buonismo laggiù a Palermo, speriamo l'autonomia, è falso buonismo, Alessandra Moretti, no? O è buonismo, cioè i sindaci che sono sempre stati più tolleranti di altri vengono definiti buonisti, non lo sono, e in che senso lo sono? Ma io penso che, guardi, io ho criticato e critico l'Europa quando se ne frega e gira la testa dall'altra parte, perché penso che i problemi, se siamo in Europa, li dobbiamo sostenere tutti e tutti devono assumersi un pezzettino di responsabilità. Quando si dice che l'Europa deve cambiare in questo, è facile parlare dell'Europa dei popoli quando poi arriva una barca, no, di migranti con decine di bambini sì. a bordo e la si lascia in mare per decine di giorni con il rischio che questi muoiano. Allora non è questione di buonismo, è questione nel voler coniugare il diritto sacrosanto ad essere sicuro nella propria terra, nella propria città, nella propria casa, con il dovere però che è europeo di accogliere chi sta peggio di noi. Prima Berlato usava il concetto, no, di un movimento 5 Stelle che è, come dire, popolato, diciamo così, dalla maggioranza di sinistra estrema. Potrei essere anche d'accordo in parte, cioè una sinistra fuori dai tempi. Una sinistra fuori dai tempi. Io, che sono una donna di centrosinistra da sempre, sono una donna riformista e sono una donna che su alcune questioni che la sinistra ha trattato male dico: abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato perché abbiamo alimentato quel razzismo, quell'odio, quell'odio nei confronti del diverso, che oggi fa sì che Salvini abbia uno strapotere senza gestire niente. Allora potrei dire però a Berlato che la Lega, da certi punti di vista, rappresenta la destra estrema. Allora io mi chiedo, Sergio Berlato, come fa una sinistra estrema governare con una destra estrema? Questo è la grande, voglio dire, il grande punto interrogativo e anche la grande contraddizione di questo governo, che questi hanno dovuto fare un contratto per poter governare, che non riescono neanche a rispettare, perché sono arrivati al governo dicendo che la TAP in Puglia non si sarebbe mai fatta. In 7 giorni. E l'hanno fatta, perché ovviamente l'hanno fatta. Hanno detto che bisognava chiudere l'ILVA, esatto. E alla fine l'ILVA c'è, grazie a Dio, con tutti quei contratti e quegli accordi che aveva fatto Calenda con il governo di centrosinistra. Avevano detto che la TAV si doveva bloccare e hanno, diciamo, visto scendere in piazza 30.000 persone in un giorno solo, in una settimana sono scese in piazza, e le donne l'hanno promossa quella piazza per dire: guardate che senza infrastrutture, senza la TAV noi ci fermiamo. Cioè è tutta una contraddizione, ed è vero quello che si diceva prima: quando tu sei in campagna elettorale perenne vuol dire che tu fai una politica di annunci che poi non porti avanti nei fatti concreti, e io sono sicura che alla lunga gli italiani possono darti fiducia. Può piacerti l'annuncio di pancia e il fatto che sembri, no, tanto arrogante, spavaldo, ma alla fine te la fanno pagare, perché quando non vedono i risultati possono cambiare idea. Squadra o non squadra, poi la squadra del cuore, sono d'accordo col sindaco, non si cambia mai, per cui ovviamente no, però magari l'allenatore lo cambiano e lo mandano via, quindi attenzione anche Salvini, che fa tanto il gradasso ogni tanto. Allora, gli industriali del sud pensino alla Sicilia, non al Veneto. Vediamo sempre sull'autonomia, la Repubblica, l'autonomia dei ricchi, no? Come dicono molti industriali del meridione, in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna il 40% del PIL. Ci sono attacchi dal sud per l'autonomia che viene considerata così. Allora voglio vedere Luigi Di Maio cosa dice a Napoli. Ecco, a proposito di Luigi Di Maio, un'altra notizia della Repubblica, guardate cosa succede a volte nei giornali, no? Con le fake news, arriva una telefonata che dice: hanno ricoverato Di Maio, magari è una balla. La Repubblica esce con quel titolo che dura 24 secondi perché poi viene tolto con le scuse a Di Maio e ai lettori, perché è un incidente di percorso che succede. Una volta io ricordo un vecchio corrispondente vaticanista che si era messo d'accordo per quando morì Papa Pacelli con una suora, dice: quando muore, perché era lì da molti giorni, apra la finestra
e noi usciamo e andiamo subito in rotativa nella notte. No? Questa aprì la finestra per altri motivi e fecero il titolo "È morto il Papa". Per fortuna fecero in tempo a fermare il giornale. Professore, volevi poi tornare alla Marotta anche, scusi. Allora, io non sono mica tanto d'accordo con le analisi politiche che voi avete fatto, per un motivo molto semplice, perché la responsabilità adesso non è tanto di Salvini o di Zaia, ma è delle opposizioni, perché se Salvini, Zaia e Di Maio sono andati al potere è per colpa di chi c'era prima, certo, che non ha assolutamente ascoltato il popolo, tra virgolette. È stato un voto di protesta. Esattamente, proprio in conseguenza, una relazione della... causa-effetto. Certo. Per cui adesso, se quelli che inneggiano ad una presa di coscienza da parte della Lega, che dovrebbe abbandonare i 5 Stelle e tornare a fare centrodestra, ma se voi vi ripresentate con Brunetta, con gli stessi che hanno portato l'Italia in quella situazione là, voi perderete sempre, perché è inutile. Se non, il PD ha perso, ma grazie al cielo voglio sperare che Renzi non lo ripresenterà più. Se voi continuate a sperare di ritornare al governo con le stesse compagini, con le stesse persone che hanno portato ad una reazione all'elettorato, veramente Salvini starà qua 30 anni. Se voi non fate, ma dico voi, in generale vale anche per i PD, intendiamoci, perché il PD ha governato sicuramente negli ultimi, da Monti in poi ha governato l'Italia. Se i partiti, ex grossi partiti, PD, Forza Italia e ovviamente Fratelli d'Italia, non fanno un cambiamento di persone, un cambiamento culturale, voi siete destinati a perdere tutte le elezioni. Tutte, perché loro faranno voto di pancia, loro faranno grandi spot, ma se voi non presentate realmente un cambiamento culturale, voi siete destinati a stare all'opposizione tutta la vita. Prossimi 30 anni ci starà Salvini. Adesso il paradosso è che la responsabilità non è di Salvini e di Zaia, la responsabilità è vostra, di chi è l'opposizione, che deve svegliarsi, trovare tematiche nuove, portarle avanti con coerenza, presentare personaggi nuovi che siano credibili e non persone che sono là da 40 anni a scaldare il posto, che la gente ha votato questi anche per quello, perché di quelli che c'erano prima se ne sono stancati, basta. Signora Marotta, è d'accordo su questo? Allora, professore, io sono d'accordo in parte con quello che dice lei, perché intanto ha ragione quando ha detto, Berlato ha detto che i leghisti che sono in Parlamento sono lì perché hanno preso il voto del centrodestra, certo. Cioè qua in Veneto, in Lombardia, in Piemonte hanno preso i voti anche di Forza Italia, di Fratelli d'Italia, perché erano il candidato del centrodestra. Quindi quei leghisti che sono lì, se avessero detto andremo con i 5 Stelle a governare, col pifero che avrebbero preso i voti di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, pochi o tanti, ma forse non sarebbero stati eletti. Questo per dire, poi per carità, sulla questione di chi è lì da 40 anni, c'è anche l'altra, dobbiamo vedere anche l'altra faccia della medaglia, perché se guardiamo questi signorini che si sono adesso in Parlamento dei 5 Stelle, sono tutti nuovi, no? Sono tutti belli, giovani, ma non vuol dire che uno che è giovane anche sa tutto lui o ha competenza tale da poter risolvere i problemi dello Stato, con tutto il rispetto. Ma aspetta, l'alternativa comunque si. Vorrei ricordare anche ai cittadini italiani e ai nostri cittadini veneti che intanto sull'autonomia proprio i grillini stanno facendo resistenza in Parlamento. Quindi quando abbiamo qualche parlamentare grillino che qua in Veneto dice non vi preoccupate, non vi preoccupate, il primo Di Maio che si viene a fare il giretto a vedere il posto che ha avuto, quello che ha avuto di disastro, forse potevano fare un'altra bella cosa, potevano chiedere alla Sicilia, ai forestali che pagano, che hanno 4.000 forestali, glieli prestavano al Veneto per togliere via qualche rametto in giro per gli alberi. Ma detto questo, per dire che stanno facendo la guerra all'autonomia e poi sembra che facciano tutto loro. Vorrei però tornare invece su un'altra cosa, perché adesso parlano, perché poi hanno le armi di distrazione di massa. Uno, i grillini, compreso Di Maio, questa è la seconda legislatura, quindi vuol dire che fra 5 anni comunque non dovrebbe più esserci ragion per cui, ricordatevelo, siccome questa è una legge che loro hanno, no? Non hanno una regola ferrea, doppio mandato,
vedremo poi se la rispettano. Uno. Secondo, hanno detto che adesso si danno da fare sull'ambiente, perché è un'altra cosa, vabbè, gli stipendi dei parlamentari, eccetera. Vabbè, solite menate, perché quello non porta sicuramente, lo dice uno che si è tagliato il vitalizio, si è tolto il vitalizio. Io dico che quella è una battaglia che comunque si apporterà ben poco alle casse dello Stato, ma invece stanno puntando adesso sull'ambiente. Però nessuno sa, io l'ho letto sull'Espresso, un bel articolo di un giornalista dell'Espresso che ha fatto presente che nessuno parla delle 18 autorizzazioni a trivellare in mare Adriatico che sono state concesse dal ministro Costa, che è dei 5 Stelle il ministro dell'Ambiente. 18 autorizzazioni a Agip e Eni. Nessuno ne parla, questi erano contro il referendum sulle trivellazioni, no, erano a favore del referendum sulle trivellazioni, erano contro il governo per il governo centrosinistra perché dava i permessi in giro e adesso ne hanno autorizzate 18. 18, questi dicono una cosa e ne fanno un'altra, è questo che vorrei far capire a qualcuno. Allora, io tra l'altro, non gliene frega niente a nessuno, allora, speriamo che vengano quanto prima gli esponenti del Consiglio regionale, del Movimento 5 Stelle, i parlamentari, perché non li abbiamo frequentemente come altri partiti, è giusto che ci siano e che dicano la loro. Jacopo Berti, Manuel Brusco, Erika Baldin, Simone Scarabel per quanto riguarda i consiglieri regionali e poi anche i parlamentari, ma se non vengono, noi li chiamiamo e non vengono, che colpa ne abbiamo? Io mi tocca venire qui dopo. Allora adesso torniamo, Isabella ha detto coi sindaci, la rivolta dei sindaci, però vediamo un sindaco che è stato qui tante volte in trasmissione e che lascia il suo posto per motivi di salute, è Miriam Giuriatti di Casier, che peraltro con i migranti ha avuto il suo bel da fare. Vediamo. Nelle telefonate di oggi noto uno sconcerto, non è accaduto qualcosa di irrimediabile, non è una cosa che non ha soluzione. A soluzione le serve al sindaco soltanto un periodo. Vuole rassicurare tutti, cittadini di Casier, ma anche amici e conoscenti di Miriam Giuriatti, il vice sindaco Guardati. Non è successo nulla di irreparabile, ma il sindaco ha bisogno di un periodo per sé che non le permette di seguire il comune. La decisione nella serata di ieri, a cui è seguita la comunicazione questa mattina. Apriti cielo, a pensione a 1000 nelle comunità di Dossone e Casier, che ora la vice sindaco vuole placare. Un fulmine a ciel sereno, il sindaco Miriam Giuriatti è obbligato ad astenersi per un periodo non ancora ben definito dall'attività di sindaco, quindi un periodo di assenza temporanea. Come sta? Beh, il sindaco ha bisogno ora di pensare a se stessa, quindi si sta concentrando perché è una fase transitoria, ecco, della sua vita, della sua salute, però noi siamo fiduciosi e sto tranquillizzando chi ci ascolta, i cittadini di Casiera, che il sindaco, terminata questa fase di transizione, tornerà tra noi con la sua forza ben nota. Un delicato problema fisico che potrebbe essere risolto a giorni, ma che avrà bisogno di una lunga convalescenza. A lei sono giunti gli auguri da più parti, in particolare dagli avversari politici di sempre, della Lega, e dal consigliere regionale Riccardo Barbisan, con tanto di stelle di Natale. Nel frattempo la guida del comune sarà garantita dalla vice sindaco Guardati. La mia competenza già acquisita fino ad oggi e il grandissimo aiuto di assessori e consiglieri ci fa stare tranquilli. Poi a breve ovviamente daremo degli altri comunicati per aggiornare, perché è un'assenza temporanea. Allora, il nostro saluto a Miriam Giuriatti, augurandoci di vederla presto qua in studio. Volevo chiedere a Isabella Dotto, che oltre assessore e magistrato, se questo braccio di ferro non dovesse avere una soluzione, adesso ci sarà al tavolo tra Conte, Lanci, Giuseppe Conte, il premier Conte e Lanci, e magari si troverà una soluzione, ma se ciascuno rimane sulle posizioni a partire da Salvini, che dice io non mi muovo di un millimetro, quindi lui va avanti come al solito, e gli altri sindaci dovessero insistere nel non rispettare l'applicazione della legge, che succede? Lo chiedo al magistrato. Io già magistrato, già ho assegnato le dimissioni, sì, per lo so, correttezza. Anche da una società, sì, da una partecipata. Dei colleghi, sì, che non sono bravi tanto quanto te. Grazie, è sempre bene dirlo, insomma, essere chiari e precisi, ho rassegnato le dimissioni, quindi non lo sono più, lo sono stata però per 18 anni.
Devo dire, questo è un caso abbastanza particolare, no? C'è una rivolta da parte di alcuni sindaci e qui, a mio avviso, secondo la mia personale opinione, io ritengo che il Ministro dell'Interno, come ho detto prima, lo ribadisco, che deve intervenire col commissariamento. Se i sindaci non rassegnano le dimissioni, deve intervenire. Ma lì ci sarebbe uno strappo insanabile, no? Sarebbe irreparabile in qualche modo. Certo, cioè, però... mettiamo che Salvini intervenga e dice allora vi commissario, poi? Poi chiaramente poi ci saranno le elezioni, chiaramente comunale. Cambierà il governo, questo sicuramente. Non vedo altri risultati. Però, dica, se... Il problema è che siccome sono i funzionari che fanno, il sindaco deve mettere un provvedimento che dà un ordine preciso al funzionario, il quale lo denuncia perché è contro la legge. Questo va gli annunci verbali se non lasciano il tempo che trovano. La formalità deve essere, perché nessun capo ufficio, se il sindaco dice fai così, sì, contro la legge si permette di farlo. Non lo fanno mai, non lo fanno mai, è solamente fuffa politica. Guardate, allora, questi sindaci, a partire da Orlando e poi tutti gli altri sindaci sinistri, stanno facendo questa polverone unicamente perché vogliono attirare l'attenzione e quindi avere visibilità, l'abbiamo detto più volte prima. Quindi non arriveranno mai a fare, loro sono pienamente consapevoli che se dovessero attuare i loro propositi ne subirebbero le conseguenze. E quindi sa benissimo, fanno tutto questo can-can per fare in modo da fare la politica. Utilizzano lo strumento di Salvini, esatto. E hanno guardate, cioè allora, Alessandra, tu, finalmente anche tu hai ammesso che il primo artefice del successo di Salvini e dei 5 Stelle è stato il PD, no? Allora le ha messo anche tu. No, allora, il PD, vediamo, una il PD, insomma, PD noi, insomma, gira, possiamo chiamarlo PD, ma sempre sinistri siete. Il problema qual è? È fare in modo da far capire adesso che al di là di un'esperienza estremamente negativa come quella del governo sinistro, bisogna fare in modo da passare a una esperienza positiva, che è quella che crea lavoro, crea occupazione, rilancia la nostra economia, e non è certo facendo i provvedimenti che sta facendo adesso il governo, non è questo il modo per rilanciare il nostro paese, perché noi stiamo veramente andando male. Del resto io non voglio attaccare gli sprechi o l'utilizzo insensato delle risorse da parte di questo governo. Ricordo che il governo sinistro del PD ha utilizzato 5 miliardi e mezzo di euro all'anno per garantire porte aperte a Renault, cioè per fare in modo da garantire il business dell'accoglienza o della falsa accoglienza, finanziando le cooperative più o meno rosse. Questo è quello che succede, è successo finora. E io dico, l'invito che rivolgo ai miei amici leghisti, con i quali siamo al governo di Regione del Veneto, ma che questo non ci impedisce di criticare fortemente i leghisti che a livello nazionale fanno delle cose contro l'Italia, contro gli italiani e contro anche il Veneto, perché gli imprenditori del Veneto hanno alzato fortemente la voce quando c'è stato il decreto dignità, perché l'avevano detto in modo chiaro, così come stanno alzando la voce tante altre realtà che si sentono penalizzate dai provvedimenti del governo, compreso l'aumento della tassazione che non doveva avvenire, invece abbiamo un aumento drastico della tassazione. Aumento drastico non solo adesso, ma anche per il prossimo triennio, già stabilito con questa finanziaria. Allora, se vogliamo rilanciare l'economia, non è mortificando chi produce ricchezza e chi produce occupazione, come gli imprenditori. Se vogliono essere coerenti con quello che hanno detto per andare a prendere i voti, devono adottare provvedimenti che rilancino il nostro paese, non lo affossino. Questo deve essere chiaro fino in fondo. Quindi, allora, al di là delle scaramucce politiche che ci stanno anche da parte dei sindaci sinistri, adesso bisogna fare in modo che dagli annunci si possa passare agli effetti pratici. Voglio vedere, per un soggetto come me e molti altri veneti che hanno votato convintamente per avere maggiore forma di autonomia nel rispetto dell'unità nazionale, se dopo gli annunci non arriveremo a avere le 23 materie di attribuzione di competenze con i 9 decimi del trasferimento delle risorse, perché voglio ricordare che uno degli elementi come cavallo di battaglia è stato il trasferimento di soldi nostri a casa nostra, è stato detto, no? Se ci dovremmo rendere conto
che al di là di questa promessa non avremmo le 23 materie, non avremmo più risorse da tenere, da investire in Veneto, sarebbe una presa per quel punto di congiunzione tra la schiena e le gambe che definiva in modo diverso prima Marotta. No, allora per dire, e questo in italiano provocherebbe una reazione furibonda da parte di molti veneti. Speriamo. Poi vediamo, io mi auguro che quello che è stato prima annunciato, cioè questa contrapposizione interna alla Lega che vede Salvini contrapposto a Zaia, non porti alla promozione di Zaia in Europa, affidandoli promoveatur ut moveatur, per fare in modo che Zaia venga mandato in Europa a fare il commissario dell'agricoltura, che al suo posto magari venga Fontana, che l'attuale ministro, sto facendo per fantasia, fantasia, venga mandato qui Fontana, che è un salviniano ad hoc, se dovesse arrivare a questo, sempre fanta politica, ci troveremmo ad aver rincorso delle illusioni e a trovarsi amaramente nelle condizioni di constatare che alle promesse non arrivano i fatti. Noi non vorremmo mai che arrivasse a questo, anzi siamo ancora fiduciosi negli amici leghisti, perché possono risalire. Allora, siccome tu per 20 minuti hai detto i destri, i sinistri, le cose, allora, no, sono solo i sinistri. Se a me dici destro non mi offendo mica, non capisco perché tu ti offendi perché dico sei sinistra. Ma no, perché la cosa sinistra, i sinistri è un'accezione negativa, tu mi devi dire la sinistra, non i sinistri, la sinistra, se no io ti dico i destri. Allora, ma al di là di queste cavolate, tu continui a fare queste battute per deviare l'attenzione sulle contraddizioni del governo di destra che tu stesso hai messo in luce. Allora, caro Sergio, tu mi puoi chiamare. Non abbiamo vetato. Volete stare zitto un attimo? Sto parlando io. Prego, Moretti. Tu mi puoi chiamare destra, sinistra, sinistri, sinistra, non me ne frega niente. Il tema è che tu, con tutto questo discorso, hai praticamente sentenziato il fallimento del governo giallo-verde. Perché questi, di tutte le cose che hanno fatto, ne hanno fatte uno o due. Sai cosa hanno fatto? Hanno affossato il prodotto interno lordo, stanno affossando i consumi, stanno affossando le esportazioni, stanno affossando i trasferimenti e gli investimenti degli stranieri, che sono fondamentali in un paese, stanno affossando tutto. Allora tu mi stai dicendo destri, sinistri, sinistri, voi no, perché vedi, noi non abbiamo avuto gli imprenditori in piazza, caro Berlato, perché noi con il Jobs Act, con gli investimenti per le imprese, con gli investimenti con l'innovazione, sull'alternanza scuola-lavoro, abbiamo investito miliardi di euro con l'industria 4.0. Allora, ma certo, ma avranno fatto anche bene, perché come diceva il professore, bisogna sempre migliorare, ma peggio di questi, neanche noi siamo riusciti a fare. Quindi forse non ci meritavamo di perdere così. Lo dico chiaramente, per quanti errori abbiamo fatto, non ci meritavamo di mettere l'Italia nelle mani di incompetenti come questi. Va bene? Questo è. Sono gli elettori. Purtroppo sì, hanno sempre ragione. Ma hanno mandato a casa anche a te le politiche, Sergio, capisci il dramma qual è? Che hanno mandato a casa anche a te le politiche, hanno mandato a casa anche a me le regionali. Ma voglio dire, non è perché hanno sempre ragione loro. La stessa gente, perché non modifichiamo le elettorali, diamo la possibilità agli elettori di scegliersi con le preferenze. Bravo, chi deve andare in Parlamento, chi ha votato a favore di questa legge infame che ha tolto ancora una volta il diritto ai cittadini italiani di poterci scegliere i rappresentanti, è stato il PD, la Lega e 5 Stelle e Fratelli Italia ha votato contro questa legge, perché noi volevamo inserire le preferenze. Sono d'accordo d'accordo con Berlato che vi dico che io sono stata nel 2014 la terza più votata in Italia con le preferenze, perché ne ho prese per l'Europa 232.000, record che nessun altro supererà. Sfido chiunque, lo stesso Berlusconi ne ha prese meno di me. Allora voglio dire, sono d'accordo, se il cittadino potesse esprimere la preferenza e potesse giudicarci per quello che diciamo, facciamo, per come ci comportiamo, è che nella maggior parte dei casi
caro Sergio, non è così perché i politici di oggi hanno paura delle preferenze. Perché hanno paura di essere giudicati. Io e te probabilmente no. Perché ci distinguono tante cose, ma non la capacità di andare in piazza, di confrontarci con i cittadini e raccogliere anche la media dei 5 Stelle credo che sia 30 preferenze a testa, quelli che sono lì in Parlamento. Volevo anche concludere dicendo che questo Parlamento è il Parlamento che ha dai giornali che ricordano che è il Parlamento che ha lavorato di meno in assoluto nella storia della Repubblica Italiana. Poi prima si faceva il ragionamento con una maggioranza così come tu dici che sono di estrema sinistra. Ma guarda, veramente, io che non sono mai stato di sinistra, ma vieni Spenotti a pensare che i 5 Stelle siano di sinistra. Detto questo, poi un'ultima cosa, hai detto che i governi sovranisti, l'Europa cambia con i sovranisti, eccetera, eccetera. Io vorrei ricordare che quando hanno presentato i 2,4%, no? la manovra con il 2,4%, il primo che ha detto che assolutamente bisognava rispettare le regole europee e ha detto col cavolo che l'Italia fa quello che vuole, è stato il cancelliere austriaco che è assolutamente governo sovranista, ha detto le regole si rispettano, quindi non so io quanti amici sovranisti avete all'estero e quanti ne avrà l'Italia. Noi siamo per rispettare. Professore, brevemente, abbiamo già sforato, dai, brevemente. In relazione al fatto degli errori fatti dal PD, non dimentichiamoci che uno dei più grossi errori che ha fatto il PD, e questo lo imputo solo e esclusivamente a Calenda e a Padoan, è stato l'investment company che proponeva e metteva all'interno la non retroattività fiscale per tutti quanti gli investimenti superiori ai 500 milioni, di fatto togliendo il 95% delle aziende che sono PMI. Nel frattempo, mentre noi stiamo qua chiacchierando animatamente perché l'argomento interessa a tutti, 180 milioni. Porca miseria. Abbiamo aumentato i 180 milioni in un paio d'ore. Finiamo in musica, se passate per il centro di Treviso potreste sentire la voce di Mario Del Monaco. In effetti canta, ma è una statua. Vediamo. È una cosa semplicissima. Da vincerò a un amore così grande, la statua di Mario Del Monaco in Piazza Borsa, fra lo stupore di turisti e residenti, inizia a cantare. Del Monaco dopo canta. Chi? Del Monaco. Quando canta che è morto. C'è un disco. Non ci ho mai fatto caso. La voce di Mario Del Monaco è inconfondibile e molto apprezzata. Con Caruso e Pavarotti compone la triade di tenori che più ha fatto conoscere al mondo la grandiosità della lirica italiana. Quando i turisti lo vedono, iniziano le fotoricorde. Quest'opera era finita nel mirino anche della giunta Manildo, spinta da un malumore cittadino. Si parlava di spostarla e di cambiarne il piedistallo, ma nonostante tutto è rimasta sempre al suo posto. Ma sul piedistallo forse questo si poteva far di meglio. L'idea che possa cantare? La statua? Del Monaco? Ma sa, Del Monaco ha sempre cantato, o mi sbaglio. E comunque non bisogna mai prendersi troppo sul serio nella vita. E quindi perché no? Oggi che la statua di Mario Del Monaco con il suo bel basamento tombale in occasione delle feste natalizie come d'incanto inizia a cantare, fioccano di nuovo le polemiche. Chi pensa che le cantatine meridiana e serale superino il limite del buon gusto, chi malgrado tutto sembra apprezzare. A mezzogiorno inizia anche a cantare. Cioè, quindi è una statua parlante, quindi ha... Perché a Parma c'è adesso il progetto delle statue parlanti, non so se lo sa. Dunque non è un'iniziativa di cattivo gusto? No, secondo me no, anzi. A noi piace quella la musica, la lirica, la classica, e quindi ci fa piacere ascoltarlo, sicuramente. Una bella iniziativa allora. Sicuramente sì, per noi sì. Si chiama Mario Del Monaco. Secondo lei è una bella iniziativa questa? Ottima iniziativa direi. Servizio di Nicola Marcato, dobbiamo chiudere perché abbiamo già sforato, DL Sicurezza e Reddito agli Immigrati e Guerra era il titolo, io ringrazio molto il professor Francesco Montelli, professore a presto, grazie molto a Gennaro
Marotta. Buonasera, grazie a voi. Grazie, arrivederci Alessandra Moretti. Grazie a voi, buonasera, a presto. Arrivederci Sergio Berlatto, grazie onorevole, grazie, a presto. Grazie. Isabella Dotto, grazie assessore, grazie, grazie molte. Sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Sciumsi, grazie sindaco. Grazie molte, ci vediamo domani sera tra gli altri ospiti, il generale Antonio Pappalardo, leader del Movimento Liberazione Italia, quindi immagino che voleranno un po' di stracci, eh? Non perdete l'appuntamento di domani sera. Grazie, buonanotte, arrivederci, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.